Orune ha 2500 abitanti circa, è un paese della Barbagia. Si trova su un altopiano a 750 metri sul livello del mare. Questi territori custodiscono dei tesori archeologici, importantissima fonte sacra di su tempi e su la perla di Orune, possiamo dire, ma anche perla della Sardegna, perché è unica nel suo genere. È una fonte legata al culto dell'acqua ed è una delle manifestazioni più rappresentative dell'archeologia sarda. Il tema che abbiamo scelto quest'anno, il titolo, è Manor de Oro, quindi è legato a tutte le attività che trasformano, insomma, attraverso le mani le nostre ricchezze. Quindi l'utilizzo delle mani che magistralmente lavorano i tessuti, lavorano il latte, lavorano la pasta. Il tema è legato a quello, quindi alle mani della donna come alle mani degli uomini. Abbiamo due sartorie che sono molto rinomati, conosciuti e lavorano bene, sono proprio dei veri artisti nel lavoro del velluto. Il paese di Orune è un paese prevalentemente agricolo pastorale. E le altre attività presenti sono legate alla tessitura, alla lavorazione del velluto, la lavorazione del sughero, la lavorazione poi delle scarpe che poi usano i pastori nelle loro attività. Prodotto tipico locale su biscotto, lì nel panificio Bella ogni anno fanno la dimostrazione della cottura dei biscotti. Autunno in Barbagia è sicuramente una manifestazione che dà la possibilità di vedere ciò che produciamo, ma poi anche e soprattutto il modo di conoscere la cultura del popolo orunese.